a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare la salsa cocktail. O facciamo la salsa rosa? Quale facciamo delle due? Non lo so, sono la stessa cosa? Ebbene yes, ebbene yes, sono la stessa cosa. Perché c'è chi la chiama in un modo, c'è chi la chiama in un altro, dipende da dove sei, dalla provenienza. Però in realtà è sempre lo stesso prodotto. Fantastica, che si può utilizzare sia per fare quello che è il cocktail di scampi, il cocktail di gamberoni, oppure da mettere vicino all'aragosta. Chi è che non ha oggi un'aragosta così che gli scappa di mano? Ciao, oggi mi piglio un aragostino. È facile, no? Ma non soltanto, anche per del buon branzino, insomma, sono tantissime le cose. Ma non è che si accosta soltanto col pesce, perché si accosta benissimo anche, per esempio, per fare i tramezzini con del pollo, con altri, con del prosciutto cotto e badabam, badabam, bam, bam. Ok, allora, oggi andiamo a fare la ricetta originale, quella classica. Poi, qualche piccolo ingrediente può essere omesso, ma comunque lo andiamo a vedere e riuscite comunque a fare un prodotto buono. Ma se la fate così, vi verrà fuori un prodotto perfetto. E come si suol dire, è spettacolare, è spettacolare. Andiamo a vedere gli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Abbiamo bisogno di 200 g di maionese. Potete comprarla oppure farla in casa. In alto a destra vi lascio il link della video ricetta di come fare la maionese in casa. Senape 10 g, se proprio non vi piace potete non metterla, ma servirebbe. Ketchup 50 g, anche del ketchup presto posterò la video ricetta perché farlo in casa è davvero facile. Un cucchiaino di cognac o brandy, 60 ml di panna fresca da montare ed in ultimo la salsa Worcester. Cominciamo dalla panna. Dobbiamo addensarla e non montarla. Praticamente deve raggiungere la densità della maionese, non deve essere montata a neve. Dopo averla addensata e ottenuto questo risultato, la mettiamo in freezer per non farle perdere la sua consistenza. Quindi procediamo con il resto della preparazione. Alla maionese aggiungiamo il ketchup e la senape. Quindi con una spatola mescoliamo bene per legare questi ingredienti. Il ketchup, oltre a darle il caratteristico sapore, serve anche per dargli la giusta tonalità cromatica. Quindi se la volete leggermente più rosa, potete aggiungere altri 10-15 g di ketchup. Non cambierà di molto il sapore, però aumenterà il suo colore. A questo punto aggiungiamo il brandy o il cognac. Vedete, di brandy ne metto veramente un quarto di bicchierino. Quindi poche gocce di salsa Worcester, anche questa giusto per sentirne l'aroma. Mescoliamo bene sempre con una spatola per far assorbire i liquidi. Se avete bambini a tavola o la state facendo per fare magari dei tramezzini, non mettete il cognac, anche perché ai bambini non è che fa proprio molto bene. Quindi ne tirate via una parte e non gli aggiungete il liquore. Il sapore sarà comunque buono. Se invece non avete bambini, non siete astemi e vi piace mangiare le cose come devono essere, vi ricordo che la caratteristica principale di questa salsa è proprio quella di richiamare la tonalità del cognac o del brandy. Tiriamo fuori dal freezer la panna e come ultimo ingrediente lo aggiungiamo. Incliniamo leggermente la boule e mescoliamo sempre con la spatola dal basso verso l'alto, in questa maniera, fino a che non avremo ottenuto un composto omogeneo. Coprire dunque con pellicola trasparente, mettere in frigo a riposare per un'ora. Quindi la salsa rosa o la salsa cocktail è pronta. E voilà, perfetto, guarda, fantastico. Possiamo dire è spettacolare, e la mia pregunta è, la mia domanda è, sarà buona? La testura è giusta, quindi il corpo è giusto, la prova dell'assaggio sarà buona, non sarà buona? È buonissima, me la mangerei così, però no, perché domani... Mañana voglio preparare il cocktail di camarone, domani vado a preparare il cocktail di gamberi, deve avere qualcosa di spettacolare. Dai, domani facciamo anche la ricetta, mañana facciamo la ricetta también del cocktail di gamberi, ok, ve l'ho detto un po' in italiano, un po' in spagnolo.
Vi ringrazio, vi saluto, lo ricordo di iscriversi al mio canale, mio sito internet, darle un like, comparte, muah, besos e abbraccio, ci vediamo alla prossima video ricetta, vi voglio bene a tutti, ora sapete come si fa. Vieni qua, muah, ciao!